Allora, qual era l'obiettivo strategico? Intanto arrivare a conciliare due esigenze che in alcuni contesti, in alcune circostanze sono anche, se vogliamo, contrapposte. Di quali esigenze sto parlando? Diciamo, da un lato abbiamo il nostro obiettivo primario, che è quello di garantire la continuità del servizio, perché noi siamo gestori, è il nostro mestiere e chiaramente dobbiamo garantire l'approvvigionamento. Ma al tempo stesso quello che dobbiamo fare è tutelare l'ambiente, tutelare l'ecosistema naturale, tutelare la risorsa idrica. Ecco, il punto di equilibrio tra queste due esigenze, quindi una gestione che concili queste due esigenze, è la gestione sostenibile della risorsa che dobbiamo perseguire. Poi stamattina ne abbiamo parlato tanto, ne parliamo in realtà tanto in ogni contesto di cambiamenti climatici, perché effettivamente li stiamo vivendo e anche un po' subendo ogni anno, no? Ecco, quello che dobbiamo puntare a fare è non fronteggiare il cambiamento climatico, perché nel momento in cui ci troviamo a attuare azioni straordinarie per il cambiamento climatico, lasciatemi dire, è già un po' tardi. Quello che dobbiamo puntare a fare è conviverci col cambiamento climatico, quindi prevederlo, prevenirlo, provare in qualche modo a mitigarne gli effetti. Quando abbiamo tratteggiato questa vision non lo sapevamo perché era ancora il 2018, però da lì a poco ci sarebbe stata la pandemia da coronavirus, l'estate più siccitosa degli ultimi 100 anni, poi c'è stata la guerra, ora anche la crisi energetica, tutti eventi estremi che in qualche modo hanno minato, minano i nostri processi socio-economici. Ecco, quello che non possiamo permetterci è che venga intaccato il nostro sistema acquedottistico, cioè almeno i sistemi acquedottistici dobbiamo lavorare affinché rimangano sicuri, rimangano stabili, non siano in qualche modo perturbati da fattori esogeni alla gestione. E fin qui mi direte, è una bellissima lista di buoni propositi, sicuramente eticamente anche condivisibili, immagino la stessa lista ce l'abbia ogni gestore. Quello che abbiamo provato a fare, quindi da qui il nostro compito, è provare a renderlo appunto un nuovo approccio gestionale, quindi una modalità più operativa di intervenire. Ecco, la nostra strategia integra una serie di misure che sono connesse tra di loro, sono tutte linee di azioni diverse che però concorrono al medesimo obiettivo, la gestione sostenibile della risorsa. Sicuramente non possiamo che non partire dalla tutela delle fonti, che poi sono il nostro asset primario. Però qui per tutela delle fonti non si intende solo un monitoraggio quali quantitativo che ovviamente dobbiamo fare. Quello che si intende qui per tutela delle fonti è un processo di profonda conoscenza della fonte, di studio, di comprensione di tutti quelli che sono i meccanismi che regolano la vita di quella fonte di approvvigionamento. Quindi capire quelle che sono le dinamiche naturali che noi dobbiamo rispettare, perché solo se le conosciamo riusciamo a capire quale deve essere il nostro impatto, cioè come minimizzare il nostro impatto su quella fonte. Poi c'è il tema della misura. Ora qui ci sarebbero tantissimi aforismi, ma ovviamente quando me ne serve uno non mi viene mai in mente. Il senso è: se hai un problema e lo cominci a misurare, magari sei già sulla strada giusta per la risoluzione. E che cosa voglio dire? Voglio dire che ovviamente noi abbiamo investito molto sulla misura. Perché? Perché noi dobbiamo avere la consapevolezza di quanti volumi effettivamente gestiamo. E quindi, una volta che abbiamo capito quanta acqua possiamo prelevare per non impattare sulle fonti, quanta acqua effettivamente gestiamo, poi dobbiamo lavorare affinché nelle reti quest'acqua non si disperda o comunque non venga gestita in maniera ottimale. Quindi dobbiamo puntare a efficientare le nostre reti perché ci sia anche un'ottimizzazione della qualità del servizio ai clienti. Da ultimo, non sarebbe una gestione sostenibile della risorsa se non avessimo anche un po' di occhio lungo, quindi di pianificazione su quello che sarà il sistema acquedottistico anche dopo di noi in particolare, e quindi da qui tutte quelle iniziative per rendere le nostre infrastrutture resilienti. Scendo ancora di più nel dettaglio e quindi riprendo il tema della tutela delle fonti. Dicevo che il nostro obiettivo è rispettare le dinamiche di ricarica naturale degli acquiferi. Qui abbiamo implementato un sistema, l'abbiamo chiamato Aquarum.
È un sistema che abbiamo sviluppato in questi anni in maniera incrementale nel tempo, cioè ogni anno aggiungevamo un pezzetto di valore. Siamo partiti all'inizio del nostro percorso raccogliendo tutte le informazioni sulle fonti di cui abbiamo, diciamo, conoscenza, abbiamo raccolto variabili meteoclimatiche, abbiamo sviluppato un modello molto basico, a dire la verità, che all'inizio ci forniva soltanto un valore soglia, cioè un valore minimo di portata attesa nell'anno idrologico da quella determinata fonte. Bello, però chiaramente non sufficiente, quindi ci siamo specializzati ancora di più e abbiamo introdotto anche tecniche un po' innovative, abbiamo introdotto il machine learning, siamo andati a studiare quindi in questo modo anche gli acquiferi a falda disturbata, i pozzi e così via, fino ad arrivare ad un modello che noi chiamiamo 2.0. Perché? Perché finalmente riusciamo a prevedere la disponibilità idrica con un'affidabilità sorprendente, prevedendo le portate mensili da ogni fonte per un intervallo temporale nel futuro ben definito. Ecco, questo è un sistema che ci è stato molto utile chiaramente per affrontare soprattutto diciamo, la gestione poi ordinaria delle nostre infrastrutture, ma che poi è molto utile anche per pianificare gli interventi di lungo termine. È stato anche condiviso con la comunità scientifica internazionale, ma non aggiungo altro perché ci sarà uno speech tecnico a cui anzi vi invito a seguire perché sarà molto interessante. E riparlo del tema della misura. Ora, qui chiaramente non mi riferisco solo alla misura di utenza, perché su quello siamo un po' anche guidati, no? Dal decreto 93 del 2017 che ci ha imposto di tenere un parco contatori piuttosto giovane. Quello a cui mi riferisco è anche la misura di processo. Noi abbiamo diciamo il 90% dei nostri volumi immessi di acquedotto derivano da grandi fonti di approvvigionamento, poi abbiamo un pulviscolo di 300 fonti minori, alcune anche molto molto piccole. È chiaro che abbiamo su ogni fonte uno strumento di misura certificato su cui abbiamo un'attenzione maniacale nell'andare a verificare l'affidabilità della misura, quindi effettuiamo tarature, calibrazioni periodiche e via via discorrendo. E anche lì dove non, per ragioni tecniche non è possibile installare il telecontrollo, siamo andati anche a infittire le nostre frequenze di acquisizione delle misure. Perché? Perché quello è importante, ritornando anche al tema della tutela delle fonti, per capire il funzionamento della rete. Quindi ovviamente abbiamo bisogno di ricostruire anche stagionalità. Quindi tutti gli indicatori relativi alle misure di processo nel tempo sono aumentati, sono cresciuti. E abbiamo molto a cuore questo tema. Perché? Perché ci abilita tutta un'altra serie poi di azioni, in effetti. E qui apro il tema della digitalizzazione ed efficientamento delle reti. Ora, è chiaro che i gestori negli ultimi anni si stanno un po' specializzando tutti in quelle che sono chiaramente condivise come best practice internazionale, quindi anche noi abbiamo lavorato molto alla digitalizzazione, abbiamo eseguito un piano di distrettualizzazione massiva che ci ha portato oggi ad avere più di 12.000 km di rete distrettualizzate e abbiamo lavorato sulla gestione attiva delle pressioni, sulla bonifica delle reti, tutto questo per chiaramente ridurre le perdite idriche, perdite sia fisiche che commerciali, che nel nostro, diciamo, territorio hanno un'incidenza tutt'altro che trascurabile. Il piano di strettualizzazione del lato 2 è partito in effetti nel 2019, perché nel 2018 avevamo fatto delle piccole esperienze a Roma in qualche comune della provincia, poi però dal 2019 siamo partiti in maniera molto intensa e via via, lo vedete dalla mappa, le aree distrettualizzate si sono estese un po' anche soprattutto nella provincia di Roma. Quello che noi oggi abbiamo è un insieme di oltre 3.000 misuratori di portata, sensori di pressione installati su questi distretti che riusciamo a gestire e monitorare da remoto con un sistema che è il nostro WMS. È un WID Management System, come l'abbiamo chiamato, che è un prodotto unico. Perché?
perché questo sistema, questa piattaforma è stata sviluppata proprio per rispondere alle esigenze di chi gestisce distretti, di chi monitora il bilancio idrico, della sala operativa. Insomma, non era un prodotto già disponibile sul mercato, è stato autoprodotto da noi proprio per rispondere ad esigenze concrete, per rispondere a delle user story all'interno delle nostre società. Questa piattaforma che cosa fa? È basata sul GIS e integra tutti i dati, elabora tutti i dati provenienti dai vari sistemi aziendali che noi utilizziamo, quindi integra dati che provengono dal workforce management, da SAP, dallo SCADA, dal telecontrollo, anche i dati dei misuratori di utenza, tutto questo chiaramente per avere una serie di dati e di elaborazioni, ripeto, che abilitano a funzionalità veramente molto interessanti. Anche di questo poi ci sarà uno spazio dedicato domani, però quello che mi piacerebbe condividere è, nell'ambito delle strategie per la gestione della risorsa idrica, come abbiamo utilizzato il WMS. Ecco, intanto il WMS ci è stato utilissimo per andare a individuare quelle che erano aree in cui effettuare un efficientamento della pressione, quindi un'ottimizzazione delle pressioni di esercizio. Ora, è veramente banale e non sto qui a parlare della relazione che c'è tra le pressioni e le perdite, però noi ci abbiamo investito tanto su questa attività. In questa slide vengono dati solo un po' di numeri sui nodi di regolazione che abbiamo realizzato solo nel 2022, che sono stati 29. E regolano 8,2 metri cubi al secondo di flussi, quindi dei flussi importanti in ingresso alla città, e sono sottesi a questi nodi di regolazione 4.800 km di rete. I risultati, già solo da questi 29 nodi che abbiamo installato nel 2022, abbiamo ridotto l'immesso nella rete della città di Roma di 250 litri secondo, quindi sono 250 litri secondo che preleviamo in meno dall'ambiente solo con le valvole che abbiamo installato quest'anno. Ma forse il dato ancora più significativo è quest'altro, cioè la riduzione del 60% dei tassi di danno, che chiaramente ha un effetto fantastico anche su quello che è la percezione del servizio che ha il cliente, no? Anche i costi e un'altra serie di benefici indiretti legati a questo. Il WMS ci ha dato una mano anche sull'attività di bonifica delle reti. Ora, dal grafico vedete che effettivamente negli anni abbiamo incrementato via via tantissimo il tasso di sostituzione delle reti. Nel 2021 rispetto al 2017, non so quanto sarà, 5 volte tanto. Quindi abbiamo effettivamente oggi un buon tasso di sostituzione. Ma la cosa più importante è che le reti che andiamo a sostituire, a bonificare, sono reti che vengono identificate con i modelli idraulici. Quindi tutta la digitalizzazione che abbiamo fatto, tutta la distrettualizzazione, anche il WMS, che in maniera molto intuitiva, anche semplice e veloce, ci identifica e fa visualizzare tutte le reti che necessitano di sostituzione, chiaramente ha contribuito a ottenere che cosa? Che non solo sono aumentati i numeri dei chilometri di rete sostituita, ma quelli che effettivamente andiamo a sostituire sono i chilometri che servono poi in effetti, quindi massimizziamo i benefici da questa attività. Vi ho parlato di recupero di volumi non contabilizzati. Correttamente gli inglesi non le chiamano perdite, ma li chiamano volumi non contabilizzati. Perché? Perché in effetti noi in Italia, quando parliamo di perdite, pensiamo solo e soltanto alle perdite fisiche. Ci sono alcuni territori in cui le perdite apparenti hanno un'incidenza significativa sulle perdite totali. Noi abbiamo misurato questa incidenza grazie a quei sensori di pressione, a quei misuratori di portata di cui parlavo prima, quindi siamo riusciti a calcolare la perdita fisica e per differenza, quindi a ricavarci l'apparente, e riusciamo a dire con una, ragionevole certezza che questa incide quasi il 44% sulla nostra perdita totale. È un numero piuttosto elevato, forse neanche noi per primi ce lo saremmo aspettati. È così, e la cosa drammatica di questo numero è che
Non è tanto una perdita apparente legata agli errori di misura, perché, lo abbiamo detto prima, la sostituzione dei misuratori di utenza ci sta aiutando, no, a ridurre le perdite legate appunto agli errori di misura. Quello che diciamo, ha un'incidenza maggiore è proprio la perdita commerciale a tutti gli effetti. Abbiamo lavorato molto anche su questo fronte, abbiamo dovuto mettere in atto azioni di contrasto a questo fenomeno. Ci siamo fatti aiutare anche qui un po' da analisi geocartografiche, un po' dal WMS che ci evidenzia le condotte sulle quali non risultano contratti attivi, benché ci siano edifici nelle prossimità, e con queste attività siamo riusciti a recuperare 30 milioni di metri cubi di risorsa che prima non erano contabilizzate, quindi risultavano a tutti gli effetti perdite. La strada è lunga ed è forse lo zoccolo più duro da scalfire, ma continuiamo. E arriviamo all'ultima linea di azione che vi avevo presentato nella strategia integrata, quella iniziale, che è la linea che riguarda la resilienza alle infrastrutture. Perché? Perché chiaramente abbiamo detto che dobbiamo avere un po' un occhio lungo e quindi dedicarci tanto a una pianificazione che deve essere sia di medio termine che di lungo periodo. E quindi qui abbiamo effettivamente fatto questo, abbiamo pianificato degli interventi che già nel medio termine potessero dare dei risultati importanti, e sono soprattutto interconnessioni acquedottistiche che servono a mettere in comunicazione quello che è il sistema acquedottistico di Roma Capitale, che è servita da fonti molto resilienti, perché sono fonti grandi, quindi stabili, che risentono meno della variabilità climatologica, con i sistemi acquedottistici dell'ambito metropolitano, che invece sono serviti da fonti minori, che sono fonti anche superficiali e quindi in periodi di siccità soffrono parecchio. Questi interventi servono proprio all'occorrenza di dirottare risorsa dal centro, quindi da Roma Capitale, verso le aree della provincia. La pianificazione a lungo termine è invece un vero e proprio piano regolatore idrico, come l'abbiamo chiamato, e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato quelli che saranno i fabbisogni idrici nel 2030, nel 2050 e nel 2070, quindi anche con supportati da analisi demografiche e quant'altro. E abbiamo correlato questi dati con quella che sarà la previsione di disponibilità idrica prodotta dal sistema Aquarum che presentavo all'inizio. E quindi diciamo, l'associazione dei fabbisogni con la disponibilità idrica ci ha aiutato a intercettare la necessità di eseguire interventi e opere strategiche che garantiranno anche nel futuro, nel lungo termine, quindi fino al 2070, la continuità del servizio in tutte le aree che gestiamo. Allora, tutto molto bello, tante cose, però alla fine avevo detto che l'obiettivo era tirare fuori dei risultati e delle azioni concrete insomma, di cui si apprezzasse il beneficio in breve termine. Qual è stato, diciamo, qualche beneficio di questo? Ecco, mi sono preparata, mi sono fatta la domanda e mi sono anche preparata la risposta. Intanto qualche altro numero. Noi abbiamo confrontato qui il prelevato dall'ambiente nell'anno 2021 con il prelevato dall'ambiente dell'anno 2017. Noi confrontando questi due anni abbiamo prelevato 70 milioni di metri cubi d'acqua in meno dall'ambiente. Sono 70 milioni di metri cubi che sono rimasti appunto nell'ambiente naturale. E quindi già questo di per sé, a mio avviso, è un po' la riprova del fatto che stiamo lavorando effettivamente per tutelare gli ecosistemi naturali. Le perdite idriche, benché non piaccia a tutti comunicarle, insomma, e confrontarsi su questi numeri, lo facciamo. E, confrontando sempre i due numeri, 2021 e 2017, su ATO, quindi sull'intero perimetro che gestiamo,
siamo riusciti a ridurle di quasi 10 punti percentuali. Su Roma abbiamo fatto ancora meglio perché la riduzione è stata del 34%, quindi effettivamente poi le azioni che abbiamo messo in campo anche da questo punto di vista qualche risultato l'hanno dato. Ma il risultato a mio avviso ancora più importante non sono tanto questi numeri quanto questo, cioè la gestione di questa crisi idrica. L'abbiamo sentito stamattina, io vi do qualche informazione più di dettaglio. Le mappe che vedete rappresentate già rendono evidente come l'anno 2022, sulla destra, è stato un anno molto più siccitoso dell'anno 2017 che vedete sulla sinistra. Quindi la colorazione rossa più intensa deriva da quel valore di indice standardizzato di precipitazione che è lo SPI, che effettivamente è un numero diciamo abbastanza più basso di quello del 2017. Qual è stato l'effetto, cioè qual è stato invece la gestione in questi due anni? Confrontiamoli. Allora, nel 2017 noi gestivamo 85 comuni e avevamo i prelievi dal lago di Bracciano attivi. Ciò nonostante, solo 25 comuni non hanno avuto criticità. Per 26 comuni, che sono quelli nell'istogramma giallo, ci sono stati degli abbassamenti di pressione. Ben 34 comuni hanno subito turnazioni idriche, quindi 343.000 abitanti avevano l'acqua a singhiozzo solo in alcune ore della giornata o addirittura della settimana. Torniamo al 2022, annata peggiore, estate più siccitosa degli ultimi 100 anni, gestiamo più comuni perché abbiamo 91 comuni, non abbiamo i prelievi dal lago Ibruciano che si sono sospesi già nel 2017, 86 comuni non hanno avuto alcun tipo di, neanche si sono accorti sostanzialmente della ridotta disponibilità idrica. Quei comuni che vedete invece colorati di giallo e di rosso sono comuni gli ultimi che abbiamo acquisito, quindi di recentissima acquisizione. L'unico comunello che ha dovuto subire turnazioni idriche è un comune di 200 abitanti che abbiamo veramente acquisito pochi mesi fa e quindi sul quale ancora non siamo riusciti poi effettivamente a attuare tutta questa strategia che vi ho illustrato. Poi, visto che siamo in tema di crisi, stiamo parlando in questo periodo di crisi energetiche, io penso che anche noi gestori dobbiamo dare il nostro contributo, l'abbiamo anche sentito negli interventi prima del mio. Gli interventi di efficientamento energetico dobbiamo effettivamente eseguirli. Qui in questa slide abbiamo riportato quello che sono gli interventi di efficientamento energetico legati alla distrettualizzazione, eseguiti e programmati. Nelle aree colorate d'azzurro ci sono i 206 distretti idrici su cui abbiamo già progettato degli interventi di efficientamento. Tra tutti menziono in particolare il comune di Genzano. Perché? Perché è stato un comune su quale abbiamo prodotto un progetto che è stato approvato dal GSE e che solo in questi ultimi nei mesi del 2022 ci ha fatto risparmiare circa 120 TEP. Gli interventi che abbiamo programmato dal 2025 ci faranno risparmiare oltre 12.600 megawattora l'anno di energia. Ora, tutta la strategia di cui ho parlato, le misure di cui ho parlato, per chi lo conosce, ricalcano perfettamente le misure previste nel bando PNRR di efficientamento delle reti idriche. Quindi chiaramente anche noi abbiamo partecipato a quel bando e abbiamo descritto sostanzialmente in un progetto su uno specifico ambito di intervento tutte quelle azioni che avevamo già realizzato in altri ambiti, quindi di cui avevamo già concreta esperienza. Quello che abbiamo fatto quindi è stato descrivere effettivamente anche l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni in termini di impegno che è necessario profondere, in termini di tempi che sono necessari, in termini di raggiungibilità dei risultati. Quindi il progetto che abbiamo presentato è indubbiamente un progetto importante, coinvolge 1 milione di abitanti. Tra tutti i numeri che vedete snocciolati in questa slide, forse quello su cui vi invito a posare l'occhio è il volume perso che si intende recuperare, sono 68 milioni di metri cubi, quindi un volume importante.
però io penso che alla fine il vero punto di forza di questo progetto sia il fatto che non sarà un'esperienza isolata, ma anzi è un po' una naturale prosecuzione di un percorso che è stato già avviato da tempo e quindi si inserisce perfettamente in un quadro più ampio di iniziative che hanno tutte il medesimo scopo, quella della gestione sostenibile della risorsa. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.